Buongiorno, sono Chiara Fornara, sono direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano nella provincia del Verbano Cusio-Ossola in Piemonte. Sono referente del progetto La Cura di Casa anche per Fondazione Cariplo, che ha selezionato questa sperimentazione nel 2016 all'interno di una Call for Ideas lanciata appunto nel programma Welfare in Azione, con l'obiettivo di stimolare i territori a progettare nuove modalità di erogazione dei servizi alle persone. La Cura di Casa è questa sperimentazione avviata nel 2016 nel Verbano Cusio-Ossola, che ha come obiettivo quello di mantenere nella propria casa le persone che invecchiano, ripensare la modalità di erogazione dei servizi domiciliari, creando una rete composta da partenariati formati da enti pubblici, da associazioni di volontariato e da enti del privato sociale. Nel corso di questi 3 anni e mezzo di sperimentazione noi abbiamo raggiunto 756 anziani che abbiamo considerato vulnerabili, cioè persone che vivono ancora a casa, che hanno delle autonomie, ma hanno bisogno di supporti sia professionali sia del volontariato. Questi 756 anziani rappresentano il 20% in più delle persone che già tradizionalmente facevano riferimento ai nostri servizi, quindi il progetto ha consentito un incremento della domiciliarità di circa il 20% sul territorio provinciale. La rete dei volontari è stato un altro successo del progetto, perché siamo partiti con 40 volontari e nel corso dei 3 anni siamo riusciti ad agganciare a 340 persone. Un altro aspetto molto importante della Cura di Casa è stato l'attivazione della comunità territoriale, per cui le persone sono disposte ad attivarsi. Noi nel corso di questi 3 anni e mezzo abbiamo organizzato una miriade di eventi sul territorio che hanno consentito anche di costruire una strategia di fundraising molto interessante, che a oggi ha raggiunto la cifra di 450.000 euro. Penso che questo sarà uno dei temi del nostro futuro. Il territorio è pronto a raccogliere questa sfida.